E questa mattina voglio leggere, partire da un versetto che riguarda quell'imbarazzo, quella paura che tante volte noi abbiamo, ho detto in altre parole, quella vergogna che tante volte noi abbiamo nel comunicare la notizia più bella del mondo. Non abbiamo paura e difficoltà a comunicare tutte le fesserie, tutte le cose inutili, ma abbiamo tante volte vergogna e paura di comunicare la notizia più bella del mondo, la buona notizia. Giovanni capitolo 7, verso 12. Si parlava di Gesù, il suo ministero era incomprensibile. Perché? Perché non era il Gesù che i religiosi si aspettavano. E state attenti, sarà sempre così. Quando voi parlerete o quando voi esprimerete la vita di Gesù, vedrete che la religiosità intorno a voi si ribellerà, perché non si capisce, perché non si immagina e perché nel corso dei secoli lo spirito religioso è sempre lo stesso, tenderà a costruire un'immagine distorta di Gesù. Lo faceva allora, ma ora dopo 2000 anni non è cambiato niente, lo fa anche oggi ancora un'immagine distorta di Gesù, è stato fatto diventare umano quasi, e qui si discuteva e vi era tra la folla un gran mormorio riguardo a lui, era una persona sconvolgente Gesù, alcuni dicevano è un uomo per bene, altri dicevano no, anzi svia la gente. Guardate un po' che quello che diranno di te quando comincerai a vivere la vera vita di Cristo. Qualcuno diranno, ma è un uomo vero, è un uomo che sta veramente esprimendo la verità, l'amore, la pace. Altri diranno, no, questo di qua è uno che svia la gente, è uno che vuole fare chissà che, è uno che vuole fare proseliti per la sua setta. Quante ne diranno? Gliel'hanno dette a Gesù, le diranno a te. Verso 13, nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. E qui c'è qualcosa di forte che questa mattina voglio tentare di comunicarvi, che noi spesso abbiamo paura di parlare di lui. Spesso abbiamo paura di comunicare lui. Gesù, tante volte parliamo della fede, parliamo di qua, di là, ma abbiamo paura di parlare di Lui come se fosse una persona vera, reale, presente, potente, capace di cambiare la vita delle persone. Parliamo del bene, parliamo della morale, parliamo dell'etica, forse parliamo anche tante volte un po' della parola di Dio, ma abbiamo bisogno di acquistare una nuova forza, una nuova fiducia, un nuovo coraggio per parlare di Gesù apertamente. E qui è una specificazione importante. È come se tante volte noi parliamo di Gesù chiusamente, usiamo questo termine, così, non apertamente, abbiamo paura, paura. Paura di che cosa? Evidentemente allora avevano paura dei giudei, quelli che stavano cominciando a scoprire la potenza di Gesù, che avevano cominciato a capire che quello che Gesù diceva metteva in crisi il sistema religioso di allora, certamente avevano paura, quantomeno di attirarsi la persecuzione, il giudizio, la critica degli altri, e voi non sapete quanto purtroppo siamo influenzati dalla paura di quello che pensano gli altri. Tutta la vita degli uomini oggi è basata su cosa dice lo zio Turiddu, che dice la signora Pippina, che dice quello, ma chissà che dirà, ma chissà che farà. Poi peggio ancora quando siamo nei paesi non ne parliamo, lì si sa tutto di tutti. La paura di quello che pensano gli altri se tu esci un poco fuori dai binari di quel buonsenso, di quel perbenismo. Gesù ha una potenza grande che sconvolge, che rompe questi luoghi comuni perché deve annunziare qualcosa di grande, di forte.
E io sono scioccato quando penso che non dovremmo essere noi a vergognarci di Dio, ma dovrebbe essere il contrario, dovrebbe essere Dio a vergognarsi di noi. Siete d'accordo? Lui potente, Lui grande, Lui santo, Lui meraviglioso, si dovrebbe vergognare tante volte di persone che lo rappresentano, tra virgolette, come noi. E invece la cosa che mi sciocca questa mattina, come dice lo scrittore agli Ebrei, capitolo 2, verso 11, dice che Dio non si vergogna di chiamarci fratelli. Quindi Dio non si vergogna, possiamo trovare in altri passi, Dio non si vergogna di te, non si vergogna di me, perché ci ama la follia. Noi tante volte ci vergogniamo, tante volte quando dobbiamo parlare di qualche cosa negativa che hanno fatto i nostri figli, cerchiamo di nasconderla. Dio non si vergogna di te. Ma questa mattina, questo ci deve dare gioia, come a dire, Dio è orgoglioso di ogni suo figlio. Non c'ha figli di serie A, figli di serie B, figli di serie C. Dio ama ogni suo figlio in maniera più grande, anzi potremmo quasi pensare che Dio ama di più quelli che sono più lontani, quindi casomai ha un amore più grande, come succede d'altronde per i genitori che tante volte si prendono più cura, più ansia, più peso per le persone che sono nella loro famiglia più in crisi, più in difficoltà. L'amore di una madre è ancora più forte, perché? Perché vuole il bene di quel figlio. Dio non si vergogna di noi, ma abbiamo bisogno di vivere la stessa cosa, non dobbiamo vergognarci di Lui. Lì non parlavano apertamente per paura dei giudei. E io so che tante volte c'è una grande tentazione nella tua vita di non poter parlare apertamente perché hai paura di quello che diranno gli altri. Hai paura di quello che potranno pensare. Ma Gesù fu duro, fu estremo in questo, e cerchiamo di capire perché. Se leggiamo in vari brani, per esempio in Marco 8:38, in Luca 9:26, leggiamo solo Marco 8:38, lo dice in maniera esplicita Gesù, esprimendosi così: perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. È una parola forte, è una parola forte, ma perché? Perché Dio parla così fortemente? Lui che non si vergogna di chiamarci fratelli, Lui che non si vergogna di chiamarci figli? Perché sapete che quando noi ci vergogniamo di parlare di Lui di fronte a questa generazione perversa e peccatrice, questa generazione perversa e peccatrice non ha alternative, non ha speranza, non ha possibilità di salvezza. Ecco perché Dio è così forte, ecco perché dice: se voi tacete, le pietre grideranno. Perché? Perché Dio, e qua potremmo stare a fare dissertazioni teologiche incredibili, si è messo in testa di trasmettere la buona novella attraverso uomini che hanno realizzato. Non ha pensato di trasmettere un sistema religioso, non ha pensato di trasmettere tante teorie, tante regole, tante leggi come ci sono nella filosofia, negli altri campi, nell'umanesimo, ma la buona notizia. Lui ti ha fatto, mi ha fatto ambasciatore di riconciliazione. Lui ha fatto qualcosa di grande, ha pagato il prezzo, ha pagato quello che serviva di pagare, ha messo in Gesù il peccato di tutta l'umanità. Questa è la notizia centrale del cristianesimo. Ma Dio sa benissimo che le persone non lo sanno questo.
Perché? Perché hanno imparato secondo una cultura religiosa, come se uno dovesse fare il bravo, dovesse fare il buono e poi Dio magari forse se fai abbastanza il bravo e il buono ti manderà all'inferno. Dico, come non hanno chiarezza del progetto di Dio. Molte persone hanno trasformato il cristianesimo in umanesimo, tant'è vero che alla fine per essere umani non c'è bisogno di essere cristiani. Ecco perché poi magari alla fine tutte le religioni fanno brodo, tutto va bene, tutto uguale, ma no! Il dramma tremendo è questo, l'inferno si trova nel cuore delle persone e l'unica soluzione è Gesù, Lui è venuto, Lui ha preso l'inferno, Lui ha pagato e ha detto: voi siate ambasciatori di questo messaggio di riconciliazione. Abbiamo bisogno di capire questo. Ecco perché la scrittura è così forte, dice: chi si vergogna di me, anch'io mi vergognerò di lui. Perché è pazzesco, è come se io mi vergognassi di salvare una persona che sta morendo, lo immaginate? No, mi vergogno, intanto gli potrei dare una cosa che lo guarisce, c'ho la pillola in mano, c'ho la medicina, e dice: no, mi vergogno, chissà cosa penserà se io vado là e gli porto la guarigione, la salvezza. Lo capite quanto è grave? Gesù è la medicina, e chi si vergogna di trasmettere questo, in qualche modo entrerà in questo giudizio. È forte la esortazione che troviamo in varie parti della scrittura. Paolo, scrivendo a Timoteo, capitolo 1, seconda Timoteo, capitolo 1, verso 8, diceva ancora, lo esortava grandemente, e diceva: non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Non avere vergogna della testimonianza del nostro Signore. Questa mattina ancora fortemente lo Spirito Santo sta dicendo a ognuno di voi, a tutti quelli che si sono chiusi in se stessi, pur avendo conosciuto la verità, non avere vergogna della testimonianza del Signore. Né di me suo carcerato, perché poteva sembrare strano che il grande, più grande apostolo, che doveva essere forse seduto nella gloria di un grande trono, invece il più grande uomo di Dio di quel momento era carcerato. Ma lo capite che ottica diversa dalla religiosità in cui viviamo? Per cui l'esortazione era: non ti vergognare di me, perché la potenza è nel Vangelo, non è nel fatto che io sono diventato il capo del mondo, diceva Paolo. Quindi può sembrare strano che tu parli, che tu annunzi il Vangelo e che tu magari poi in qualche modo fai presente pure che uno dei più grandi evangelisti, l'apostolo Paolo, era in prigione. Dice: ma che Vangelo è se uno dei principali che lo portava era in prigione? Vedete, l'ottica di Dio è completamente diversa dall'ottica umana. Se qualcuno pensa di essere saggio, dirà lo stesso apostolo, secondo questo secolo diventi pazzo. E poi quello che è considerato grande secondo l'uomo è in abominio per Dio. C'è un'ottica diversa, fratelli, e lo Spirito Santo sta cercando di trasmetterla a te, a me. Tante volte noi ci vergogniamo, ci sentiamo, dice: ma io piccolo, ma io che sono una piccola minoranza, ma io come posso fare a testimoniare del Signore? Ma è la potenza di Dio che testimonia dentro di te. Questo abbiamo bisogno di capirlo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me suo carcerato. Come a dire: non ti vergognare, non ti vergognare, che la forza che tu puoi esprimere non è la forza di 100.000 soldati, di un impero, di un potere economico grandissimo. Non è questo che conquisterà il mondo. Non è il potere, non sono i soldi, ma è il Vangelo di
Gesù che farà la differenza nella vita delle persone. Quindi, in qualche modo, soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. E ancora l'Apostolo Paolo, lui stesso, in Romani capitolo 1, verso 16, afferma con potenza questo suo coraggio e dice: infatti non mi vergogno del Vangelo. Fratelli, è importante quello che il Signore sta cercando di comunicarci. Noi tante volte ci dovremmo vergognare di tutte le cose stupide, di tutte le cose inutili, di tutte le menzogne, di tutte le bugie, di tutte le maschere, di tutto quello che facciamo, ma proprio del Vangelo di Gesù non dovremmo vergognarci, perché è la soluzione. E io credo che sia il diavolo proprio che ha questo potere così grande, questo spirito religioso così presente nella nostra nazione, che fa vedere le cose al contrario e fa vergognare le persone di avere scoperto questa verità, di avere scoperto la grazia di Dio. Quasi quasi le fa sentire: ma quanto mi nascondo, non è che gli altri magari se ne possono accorgere? Come? Hai la ricchezza, hai la vita, hai la potenza da Dio di poter trasmettere il messaggio della salvezza e ti nascondi. È come se un medico che avesse trovato una soluzione, avesse le medicine più grandi, prendesse queste medicine e se ne andasse al Polo Nord. E che fa al Polo Nord? Cura le foche? Cosa significa, fratello o sorella? Che se è vero che hai ricevuto Gesù, se è vero che hai realizzato che è la sua grazia che ti ha salvato, se hai compreso veramente il messaggio della salvezza, non ti devi nascondere. Ma quello che Dio ti ha detto nel silenzio lo devi predicare sui tetti. Non si prende una lampada per metterla sotto, ma si mette su perché deve fare luce. E se i cristiani veri non esprimono il progetto di Dio, che è il messaggio della riconciliazione, chi lo porterà avanti? La religiosità? Chi lo porterà avanti il messaggio di Dio se non quelli che lo hanno realizzato e hanno ricevuto la grazia, l'amore di Dio, gratuito? E ci sono tante esortazioni, andiamo verso la conclusione di questo messaggio, breve ma che spero possa toccare profondamente i nostri cuori. Ancora l'Apostolo Pietro, al capitolo 4, verso 12, prima Pietro, dà un altro avvertimento. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi. Alleluia! Come dire, tante volte noi pensiamo che appena cominciamo un cammino vero di cristianità tutto scorre perfettamente. Invece no, comincia l'incendio, comincia la contraera del diavolo, cominciano le bordate, i colpi, cominciano gli attacchi. Perché? Perché il sistema demoniaco non vuole che ci siano messaggeri di salvezza, non vuole che ci siano persone che possano portare la buona notizia. E allora come fa? Li attacca attraverso prove, difficoltà, li fa non capire il valore di quello che hanno ricevuto, li fa nascondere, li fa chiudere. Ed era un poco quello che era successo ai discepoli dopo che Gesù era morto, e quando è venuto lo Spirito Santo però nel giorno di Pentecoste gli ha dato forza, potenza e li ha mandati fuori, facendogli superare quelle paure umane, legittime, che ognuno di noi ha. Ma tu hai ricevuto lo Spirito Santo per vincere questa paura. Carissimi, non vi stupite, non vi meravigliate per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, non solo non dovete meravigliarvi o stupirvi, ma anzi rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Come a dire: non vi meravigliate, state per
partecipando alle sofferenze di Cristo. E quali erano le sofferenze di Cristo? Era forse la depressione la sofferenza di Cristo? No. Era la nevrosi? No. Era l'ansia? No. Era l'incomprensione, era la persecuzione. Lui che portava la luce e le tenebre che non volevano la luce e si ribellavano. Questa è la situazione, il diavolo che lo attaccava da tutte le parti, questo hanno fatto a lui e questo faranno a te. Non vi meravigliate se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, alleluia, non se siete insultati perché siete di destra da quelli di sinistra o di sinistra da quelli di destra. No, perché siete insultati, perché siete stupidi, intellettuali, ma perché siete di Cristo. Perché allora beati, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi debba soffrire come omicida o ladro o malfattore o che si immischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, non vergognartene se stai soffrendo come cristiano, anzi glorifica Dio portando questo nome, alleluia. Io credo che dobbiamo comprendere fortemente questo messaggio, perché nel corso del tempo si è alterato totalmente, e non si è alterato totalmente semplicemente per una realtà religiosa. Lo spirito religioso non è quello cattolico, quello ortodosso, quello, ma è quello anche evangelico, quello. Lo spirito religioso è qualunque spirito che in qualche modo ci porta fuori dalla verità e ci fa costruire un sistema dove Gesù non è più al centro, dove questo messaggio non è più predicato, dove non si porta più la buona notizia, dove non si annunziano più le parole del Signore. In tutta la sua interezza, la parola di Dio, perché è quella che ci giudicherà, dice Gesù. I primi cristiani lo sperimentavano, lo facevano con un prezzo grande da pagare, ma io credo che anche oggi c'è un prezzo da pagare per seguire Gesù. Non ti trovi in una nazione dove sicuramente magari puoi essere ucciso per Gesù, perché ci sono queste nazioni, ci sono questi posti e questi fratelli che tante volte ho conosciuto mi sembrano molto più vivaci, molto più forti, dovrebbe essere al contrario. Perché dice, qua se parlo mi ammazzano, ma qua se parli tutt'al più possono solamente ignorarti, possono criticarti, ma ci sono dei posti dove quando si parla apertamente di Gesù si viene imprigionati, si viene ad essere uccisi. Questo non ci dovrebbe fare vergognare in un altro senso rispetto a questi fratelli e rispetto ai primi nostri fratelli, i quali quando si battezzavano in qualche modo decretavano la loro morte, quando davano una testimonianza pubblica. Ed il battesimo ha questo grande valore di dire pubblicamente: io sono sposato con Gesù per vita e per morte. E loro lo facevano. E qui velocemente, andando verso la conclusione, 1 Corinzi 15:29, l'Apostolo Paolo commenta, dice: altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per la morte, per morire? Se i morti non risuscitano, perché dunque si battezzano per morire? E poi lo spiega meglio, dice: perché anche noi siamo in ogni momento in pericolo, ogni giorno sono esposto alla morte, sì fratelli, com'è vero che mi glorio di voi. E poi il verso 32, se soltanto per fini umani ho lottato con le belve ad Efeso, che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. La potenza della vita di Paolo, la potenza della vita di un cristiano, non è quella di avere tutto sistemato qui, ma è quello di sapere, di contare sulla resurrezione.
Tu potresti essere anche il più piccolo in questa terra, potresti essere anche il più ignorato, ma intanto essere grande nel regno di Dio, avere tesoreggiato, come potresti essere quello che ha avuto meno problemi intorno, ha avuto più soldi di tutti, ha avuto più potere di tutti, ed essere lì nell'inferno più nero, lontano dalla grazia di Dio. C'è una grande differenza, fratelli, e l'apostolo Paolo lo esprimeva bene, come a dire: se dovessi considerare la convenienza umana del mio cristianesimo, ma che mi conviene? Non mi conviene proprio niente. Ma non mi conviene battezzarmi, potrebbe dire qualcuno, perché appena mi battezzo mi ammazzano. Che convenienza c'è se non è un messaggio per l'eternità? Se i morti non risuscitano, vana è la vostra fede. Allora mangiamo e beviamo, come a dire, allora preoccupiamoci solamente della sopravvivenza e alla fine massimo crederemo in Dio solamente perché ci aiuti a mangiare e a bere, basta. Come spesso purtroppo fanno tanti cristiani: Signore dammi da mangiare, Signore dammi da bere. Dio sa che hai bisogno di queste cose, ma quello che Lui ti ha dato è molto più grande. Ed è importante che tu capisca che bisogna portarlo agli altri. Ultimi due versetti e chiudiamo. L'Apostolo ci ricorda in Romani 8:15 che noi non abbiamo ricevuto, e voi non avete ricevuto, uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Papà, Abba, Padre. Quindi cosa significa? Che spesso forse noi non abbiamo questa relazione forte col Padre, perché se avessimo questa relazione forte col Padre sentiremmo i desideri del Padre, sentiremmo che Lui ci dice: figlio mio, fai questo, vai là, non ti preoccupare, io sono con te. Noi tante volte siamo più preoccupati di tutto quello che ci circonda, più del Padre, più dello Spirito Santo, più che di Gesù, più che della parola di Dio, ci preoccupiamo di che dice Turiddu, Giovanni, Antonietta, la signora Ciccina, eccetera eccetera, cosa penserà se io veramente obbedendo alla parola di Dio decido di battezzarmi, chissà cosa penseranno gli altri. Pensiamo che questo fa morire la nostra immagine, e muoia pure l'immagine che gli altri hanno di te. Per i primi credenti morivano direttamente loro. Io penso che morire la nostra immagine è meno grave. Quanti scrupoli, quante perplessità, quanti dubbi, e se faccio e se obbedisco al Signore, chissà cosa penserà. I discepoli diedero la loro vita per Gesù. Ultimo verso, Filippesi 1:14, ci alziamo in piedi. Questo è il massimo, secondo l'ottica umana è pazzia, ma è quello che avveniva. L'Apostolo Paolo lo esprime in questa maniera, Filippesi 1:14. E la maggioranza dei fratelli, non dice tutti, quindi ci sono anche i fratelli che si impauriscono, che si vergognano e che si nascondono. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene. Ma Paolo, ma sei proprio fuori di testa? Come incoraggiati che tu sei imprigionato? Incoraggiati che tu stai pagando un prezzo così alto per seguire il tuo Signore? Incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire, più coraggio nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Fratelli, sorelle, smuovetevi, smuoviamoci. Il Vangelo ha una potenza semplicemente per chi ci crede, perché sennò diventa un'opinione, e di opinioni oggi ne abbiamo tantissime. Basta andare al Maurizio Costanzo Show o guardarlo per vedere cosa significa opinioni, opinioni. Il Vangelo è una cosa seria, si tratta della salvezza delle persone. Non è una cosa per cui possiamo permetterci di essere relativi, è una cosa seria. E ripeto, se ognuno di voi si sarà vergognato di Gesù e delle sue parole, se tu non ti vergogni di raccontare le barzellette più stupide, ma ti vergogni di parlare di Gesù,
Dio si vergognerà di te. Questa è una realtà forte. Perché? Per stimolarti a capire che la grande necessità è quella di trasmettere la buona notizia. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più coraggio. Fratelli, più coraggio, più ardire, più spunto, più determinazione, più strategia. Quello che stiamo facendo nel creare, nello sviluppare le cellule, ha a che fare con questo coraggio, con questo ardire, con questa strategia in cui i cristiani veramente capiscono come sono stati chiamati ad essere messaggeri della buona notizia e non si tirano indietro. Sono stati chiamati a portare la medicina a quelli che stanno morendo e non dicono, vabbè, ma forse gliela potrà dare qualcun altro. No, gliela potrai dare tu. E tu la potrai dare meglio a quelli che sono vicino a te e così io li darò a quelli che sono vicino a me. Ognuno di noi avrà un cerchio, un oikos, diciamo, un ambiente in cui sarà più facile portare la medicina, ma tu, non ti vergognare. Ma acquista più ardire, più coraggio nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Se hai paura di annunziare la parola di Dio, sappi che questa paura ti viene dal diavolo, il quale cercherà di bloccare i messaggeri di buone notizie. Mentre darà forza, incoraggerà tutti i messaggeri delle cavolate più assurde, delle religioni più strane, delle forme più esoteriche, lì li incoraggerà, gli farà la strada libera, sembrerà che tutto vada a gonfie vele, tu avrai ostacoli nell'essere un messaggero di buone novelle, ma che questo non ti blocchi, non ti fermi, non ti inibisca, ma vai avanti. E predica e insisti in tempo e fuori di tempo, perché Dio vuole che tutti giungano a ravvedersi. Vogliamo veramente dire sì, Signore? Vogliamo smetterla di vergognarci delle cose serie? Vogliamo prendere sul serio il Signore? Vogliamo veramente onorare la Sua parola? O vogliamo fare i religiosi? Diamo la risposta a Dio, preghiamo un attimo. Signore, ti vogliamo ringraziare perché la Tua parola è forte e tocca i nostri cuori e ci parla per il bene nostro e per il bene dei nostri simili, Signore. Signore, ti prego che Tu possa smuovere tutta la Tua Chiesa, non soltanto questo piccolo nucleo, questa piccola cellula, Signore, che sta nascendo, ma che tutto il Tuo popolo ritrovi la franchezza, il coraggio, la determinazione per annunziare la Tua parola senza togliere né aggiungere niente, così come Tu ce l'hai data.